Lasciamo un attimo da parte i nasi e prima voglio presentarvi i miei ospiti. Sono due chirurghi plastici, il dottore Alberto Armelini e il dottor Camillo D'Antonio. Benvenuti a Come mi voglio. Grazie. Voglio iniziare subito con un vostro messaggio web. Leggiamolo insieme e vediamo che cosa ci chiedono. Ho 59 anni e da qualche anno mi vedo molto invecchiata, come una casa che sta crollando addirittura. E voglio fare un unico intervento definitivo e riaccendere il mio viso. Quale intervento? Ci chiede la signora Ramona. Ma noi vi ringraziamo anche per la sincerità, perché i messaggi sono sempre più personali. Dottor Armelini, Sì. che cosa possiamo fare per questa casa che sta crollando? Beh, la nostra amica ha 59 anni, quindi si sta avvicinando ad un'età importante, sono i 60, ci racconta che il suo viso sta un pochettino trasformandosi in toto. Quindi in questo caso sicuramente l'intervento più adatto per correggere questi inestetismi è sicuramente un lifting facciale completo tridimensionale. Che cos'è questo lifting? È una nuova procedura Ha detto, scusi, ha detto lifting tridimensionale. tridimensionale, vuol dire lei lavora in tre dimensioni. Sì, perché il volto è una struttura complessa e non è un foglio piano, quindi è costituito da forma e da volume. Sono presenti delle salienze sul volto, delle convessità e delle concavità che si alternano, quindi quando noi operiamo su un viso dobbiamo riproporre ciò che la natura ci dà. Il lifting facciale tridimensionale, a differenza del solito lifting, quello tradizionale che è bidimensionale, che scolla e tira, si occupa appunto di ricreare l'armonia tra le salienze che sono a base della capacità attrattiva e della bellezza di un volto. Per far capire ai nostri telespettatori, perché Sì. sono concetti un po' difficili da capire, lei Certo. che ci mette gli occhiali tridimensionali No, quando opera, allora, esempio, noi perché non è sul stato viso noi capito. individuiamo dei promontori, che sono la piramide nasale, la regione zigomatica, l'angolo della mandibola e del mento. Vuol dire, lei Queste guarda il viso tridimensionalmente. assolutamente sì, perché il volto è costituito da queste salienze. Quindi quando noi andiamo a riproporci dal punto di vista chirurgico, dobbiamo riproporre ciò che la natura ci propone. Allora, la chirurgia moderna è questa, che sospende sì i tessuti e li riposiziona lungo l'orizzonte della gioventù, ma ricrea l'armonia tra queste salienze che è appunto alla base di una capacità attrattiva di un viso.